tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono valuccia sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di klepto addicted e siamo tornati da leonardo valentini ragazzi come potete ben leggere sullo schermo secondo giorno di addestramento addestrati di più hai ancora qualcosa da imparare prima di occuparti del tuo primo caso? Innanzitutto è ora di muoverti nella comunità e di iniziare a costruire la tua reputazione di angelo custode, amichevole o di figura autorevole temprata. Fatti, eh, fatto ciò, scusate, avrai l'occasione di cercare e arrestare un sospetto, datti una mossa, recluta. Bene, dobbiamo andare di pattuglia. Leo, sei emozionato? Indizio scoperto, ha scoperto che il sospetto ha una testa calda. Come? Cioè nel senso... Così ragazzi, senza un perché. Non si sa. Comunque, caro, devi andare di pattuglia. Ma sei emozionato? Allora, dunque, andiamo qui, ragazzi. Se non ricordo male, esatto. Il nostro Leo andrà di pattuglia. E direi che a questo punto, noi ci vediamo direttamente eh, nel luogo del crimine. Mettiamola così. Allora, ragazzi, abbiamo anche scoperto che il sospetto ha i capelli biondi. Non so come, ma l'abbiamo fatto. Quando un agente è in pattuglia, può imparare a conoscere la comunità e contribuire a mettere in riga i piantagrane Parla con i residenti per fare un'impressione amichevole o perfida. Se vedi qualcuno che sparge rifiuti o che lotta, emetti un mandato di comparizione per fare in modo che rispetti la legge. Va bene, figuriamoci: uno come lui, ragazzi, ovvio che sì, ma dove ci ha portato? Perché siamo qui? Ma non dovremmo, insomma, recarci fuori da qui, Leo? Vuoi stare qui? Non credo sia questo il posto migliore per, insomma, no? Chiacchierare con i civili. Dai, vai qui. Non devi tornare alla stazione di polizia, basta andare qua. E non c'è un'anima, ragazzi. Questa è una cosa meravigliosa. Leo, sei un po' sfigato, ma com'è? Senti, prendi un poster nel frattempo, va. Sai, giusto per passare il tempo. Vediamo un po'. Ci sarà qualcuno ragazzi da ste parti? No, a me sembra di no. Oh, fermi. Fermi, fermi perché c'è. <ride> Ma cosa è successo? Cara Supria, allora fai la presentazione garbata. Madonna, è incacchiata nera, ragazzi. È furentissima. Ma cosa è successo Supria? Scusami Indaga perché lui la vede ragazzi mm. Questa tizia è sospetta Vabbè eh, un po' incavolata Magari ha, liti ha litigato col marito Tu che cacchio ne sai perdonami Vai a fare una presentazione garbata ti ho detto Forza vai Sì salve sono la gente di pattuglia locale Non è vero perché stai a Willow Creek Come va tutto bene? Eh, ho ricevuto una segnalazione. Ehm, sul mio computer. Per caso ci sono problemi, anche la là. Queste due si picchiano. Chi sei tu, tesoro? Camilla Fabri, giovane adulta. Camilla, che è successo? No, fermi tutti. Scusate, ma si sa che qui. No, ma stiamo scherzando. ma io l'arrestavo, ragazzi. Prima di subito questa, scusatemi. Cerca di calmare, signora. Eh, Le è andata la cena di traverso per caso? Eh? Scuse eleganti, ma tu non ti scusi neanche per scherzo. Martina Alberghini ha vinto, ragazzi, la lotteria. Cioè, nel senso, ma stiamo scherzando? Martina Alberghini, piove sempre sul bagnato, ok, va bene. Signora Santa, si deve dare una calmata, impari a respirare, capisce? Eh? Discuti della pace nel mondo, deve capire che la pace e la tranquillità sono caratteristiche essenziali per vivere in una comunità, capito? Eh? Quindi cerchi di calmarsi, eh? Attimo, che dovresti darla? <ride> ma sta scherzando, vero? No, per niente. Io ti avrei già dato una capocciata. Ma lui, vabbè, uh, la vede così. Allora, dunque, lui è un estraneo, un pericolo. Fame, perso alla lotteria. Tesoro, perché ti aspettavi di vincere? Voglio dire, anche no. E questa è furente, ragazzi. Noi dobbiamo tenere d'occhio la situazione, qua. Perché secondo me Questo ha un mandato di comparizione. Se lo becca, e come? Cerca palle di vetro con neve. Dai, poi magari vediamo di farti mangiare qualcosa. Ecco, guarda, un mandato di comparizione per tua madre. Dopo tutti i vari furtarelli che ha commesso, ci starebbe una meraviglia, no? Questa si sta intossicando. Bene, tua madre, che si è incantata qua a guardare questo tizio. Quindi magari la vedi e potresti anche salutarla, no? Oh, Oh mio dio, è sempre lei ragazzi, è sempre lei. Ah Dai, vieni ad abbracciarla affettuosamente poi. Però non mi sembra di vedere cose strane. Che è successo tesoro? Sei incinta del quindicesimo figlio? No, che c'è? Sei triste. Mm, ragazzi, c'è chi è triste, c'è chi è arrabbiato. Però strano, di solito quando siamo qui... Visita al centro delle arti, no. Quindi deve esserci qualcosa da queste parti, ragazzi. Bug mistici, ovviamente, ma quello è il minimo. Dai, inizia al murale, ma di cosa? Ma stiamo scherzando. Teniamo d'occhio qua giù perché questa sembra... Non lo so. Che è successo? Ma perché state tutti col plumbop girato oggi? Ulrike, che cosa è successo? Non lo so, ragazzi. Non so cosa sia successo alla povera Ulrike. Bisogna interrogare un sospetto, però. Quindi dobbiamo darci una mossa. Dai. Ragazzi, scusate, ma. Cerco di guardarmi intorno. Ma perché non interroghiamo tua madre? Che più sospetta di lei non c'è nessuno al mondo? Eh? Mm? Allora mamma come va? tesoro ti vedo sciupato, mamma ti prego non essere il solito discorotto. Sto benissimo, ok? Ma lo dico perché, sai, sei una persona così pulita, tesoro la mamma si preoccupa per te. Sì mamma, l'ho capito, ma sto bene, ti dico, non preoccuparti. Sicuro? Eh? Rispondi raramente agli sms. Mi preoccupo, sai? Mamma, ma io lavoro, lo vuoi capire? Eh, non posso stare sempre attaccata al telefonino. Non sto, insomma, battendo la fiacca o sto dormendo. Se in centrale mi vedessero con il telefonino in mano, scoppierebbe una guerra. Io non voglio fare la figura dell'ama. Giustamente, tesoro, hai ragione. Intanto guardiamoci intorno qui, ragazzi, ma non mi sembra... Stia accadendo nulla di particolare, vi dico la verità. Non lo so, magari proviamo a chiacchierare con qualcun altro. Vediamo un po', dai, qualcuno dalla faccia simpatica, quindi escluderei Lily Fang Salve! Lei chi è? Ritvik. Ora mamma mi dispiace, ma devo lavorare. Va bene, tesoro? Mi raccomando, ogni tanto fatti sentire. Va bene, ok? Ciao ciao. C'è parecchia gente o, o, o arrabbiata, ragazzi. O triste! Seguiamo il tizio. Perché secondo me potrebbe. Senti, vai a presentarti a Ulrike, visto che l'altro se n'è andato. E metti un mandato di comparizione, ma perché? Per Ulrike! Ma ragazzi, ma stiamo scherzando. Cioè, questa poveraccia era solo triste. Cosa hai combinato, Ulrike? Spargere rifiuti. Oh mamma santa, è questo. Quello che stavi facendo Sei triste perché sai che ti hanno beccata tesoro Ma anche lei Però questa almeno prima era incavolata ragazzi Quindi direi di prendercela con lei Perché un re che io l'ho vista solo triste Almeno questa qua era minimamente arrabbiata prima Dove stai andando tesoro hai capito dove si trova No Leo dove stai andando Io non voglio farmi gli affari tuoi ma dove vai Perché qua giù Cosa è successo Devi emettere un mandato di comparizione nell'ombra? Che è? Stai giocando a nascondino? Ti prego, su. Dai, lei è qui. La vedi? Dai. Anche se prima, però, ragazzi, scusate, eh, ma conoscendolo, lui prima si presenterebbe. E poi emetterebbe un mandato di comparizione. C'è pure tuo fratello che è furente. Vogliamo ingab ingabbiare lui? Direi che non è il caso, dai, su. So. Salve, um, guardi, mi dispiace tanto per quello che sto per dirle, ma... Ma che è? Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Mio Dio, cose mistiche! Ok, questa poi non l'ho capita, vi giuro. È un bug. Ok, io no. Io vi dico la verità, arresterei questo tizio. Cioè, dai! Perché non posso... È conciuto in maniera indecente no proprio solo per quello sai io mi sono trasferita qui da poco che cappero ti sta dicendo tesoro dovevi arrestarla cioè o arrestarlo meglio emettere un mandato di comparizione quindi con lei non si può più probabilmente perché ci siamo presentati quindi stavolta andremo ad emettere un mandato di comparizione ti è andata bene rossa del mio cuore dove vai bello Te la stai svignando? Se la sta svignando, ragazzi. Veramente, vi giuro. Non te la puoi svignare, oh. Lei ha violato la legge. Questa qui è il mandato di, questo è il mandato di comparizione, ha capito? Quindi deve presentarsi immediatamente in caserma, adesso. Va bene, caro, stai calmo. Va bene. Questo dice "Ma ti pare? Ma che sfiga, ma perché proprio io? Dammelo qua, va". Eh, lo so. Uh, mi dispiace tanto lui. <ride> ha visto? Eh, ho fatto il mio dovere? E eh Lui, eh Giovanni D'oggi. Eh? Cosa c'è? Perché mi guarda storto? Eh? Mi inseguono, capisce? Mi inseguono. Ok, va bene, ragazzi, lasciamo stare. Hai elaborato abbastanza indizi per emettere un avviso a tutte le unità. Benché la descrizione del sospetto sia approssimativa, diventa sempre più specifica. Trovando ed elaborando indizi. Quando la descrizione del criminale diventa molto dettagliata, è meno probabile arrestare un innocente che presenta alcune somiglianze con il colpevole. Quindi emetti un avviso a tutte le unità, va bene? Vieni qui, caro, ed emetti un avviso a tutte le unità. Non so sulla base ragazzi di cosa il nostro si è riuscito comunque a mh, trovare degli indizi Cioè nel senso non lo so Ve lo giuro io non lo so Apri il taccuino Il sospetto è una testa calda, è un giovane adulto, indossa dei jeans e ha i capelli biondi Ora sulla base di che Cioè come è arrivato a, a queste conclusioni qui Io ragazzi vi giuro non ne ho la più pallida idea Però vabbè Avviso a tutte le unità in questa zona è stato avvistato un sospetto che corrisponde alla descrizione nell'avviso a tutte le unità. Chiedi in giro per scoprire se qualcuno sa guidarti verso il sospetto. Prima di eseguire un arresto, usa il taccuino per rileggere la descrizione del sospetto. Se arresterai la persona sbagliata, non sarà un punto a favore nel tuo stato di servizio. Quindi vediamo un po': Testa calda, biondo, indossa dei jeans. Però dovrebbe essere un ragazzo, da quanto ho capito. Fatemi vedere ragazzi perché non vorrei. Testa calda, giovane adulto indossato dei jeans. Ha i capelli biondi, però non dice effettivamente se è maschio o femmina. Bionda. E questi possiamo considerarli dei jeans? In teoria sono dei jeans, e vista l'espressione sembra effettivamente una testa calda. E bionda, vediamo un po'. Andiamo a presentarci: Aya. Uh, fai la presentazione garbata e poi facciamole qualche domanda. Salve, Sa, sono di pattuglia in zona. Se sei tu la colpevole, immagino che la tizia ragazzi. Ma perché già vi abbracciate? Scusate. Vabbè, lasciamo perdere. Perché Capisco che insomma, no? La nostra cioè col fatto della presentazione garbata, l'amicizia salga in modo anche fin troppo sospetto. Però, capperetti. Allora, dai, allora, sa, sono qui per cercare chi ha rovesciato i rifiuti. A Sammashiuno, ma sai, io non lo so. <ride> Subia, non devo perdere tempo a prendere mosche. Cadi la maschera perché secondo me è che l'acqua è una testa calda. Lei qualcosa sa. Ma io le dico veramente, non so nulla. Immondizia dice: Non, non saprei Chiedile un po' del sospetto. E poi presentati anche con lui. Guardi, se può darmi qualunque indizio. Mm, credo sia andata da quella parte la persona che cerca, o di là, non mi ricordo. Uh, bene, sì. Cerchiamo di capire. Quindi chiediamo del sospetto. Vai subito al sodo, caro mio. Eh, aspetta un attimo, però, eh. Chiedi del sospetto. Mm, per caso ho visto una persona sospetta. Siamo qua di leggiù da quelle parti. Sicuramente molta gente sospetta c'è. Ma perché? Perché stanno laggiù le persone sospette? Vabbè, ragazzi. Che ci indichi, lei? Eh, ragazzi, secondo me è stata lei, comunque ora io non voglio essere. Come dire, no? Cattivella, però secondo me è stata lei. Salve! Uh, Senta? Sì? Dovrei farle delle domande, mi dica gente, non fare lo sguardo svenevole, bella, perché questo è già impegnato, eh, quindi farà una presentazione garbata e poi ti chiederà del sospetto. Su. Sì, mi dica pure, è una semina molto carina ragazzi, comunque. Eh. Anzi, sai cosa facciamo, caro mio? Visto che... Cerchiamo di capire... Conversazione profonda, dai. Non ci vuole una scienza per capire che lei qualcosa sa. È casciata, ragazzi, vabbè. Poi. Beh, sai, io. Mh, fra quanto finisce un'ora. Dai, possiamo farcela. Impara a conoscere, ma era da quella parte, la persona che cerca. Ma no, dai, Leo. Ti prego. Ma ti pare? Io capisco adattarsi. Cercare di essere, no, amichevole Però, ora non esageriamo Vuoi fare una conversazione profonda Con sta tizia? No, ragazzi, vabbè, fermi Tocca restare fino a tardi Perché Leo dorme Leo, buonanotte, eh Buonanotte, dobbiamo capire che tratti ha Questa tizia, quindi Ma non solo per l'indagine, ragazzi Perché se l'unica Pecca è che è sciatta Potremmo fare un pensierino Per Tommaso, no? Vai È pure stonata. Oltre che una sospettata, ragazzi. Non si vuole una scienza. Io capisco tutti. No. Sei snob, tesoro. Oddio, non ti ci vedo proprio col fratello. Capisco tutti con uno sguardo. So che lei sa qualcosa. Mm, cosa? Ma gliel'ho detto quello che so. È quella tizia, io l'ho vista. E mi ha lasciato anche come una statua perché non pensavo che potesse buttare per terra quel bidone dei rifiuti, no? Facendo uscire tutte scatole di cibo piene di cibo spazzatura. Beh, non è lei, quindi l'unica testa calda è questa, ragazzi. Direi che noi la arrestiamo prima di subito. Speriamo di non aver preso un granchio, ma è bionda, testa calda, giovane adulta, indossa i jeans, insomma, e sta qui che se la ride. Quindi vai, tesoro. Arrestami la tizia. Mi dispiace tanto, ma deve seguirmi in centrale. So che è stata lei. Oh mio Dio, va bene. Uh, ragazzi, l'abbiamo beccata e ora vediamo come se la caverà il nostro Leo in centrale. Ora che ha imparato come si lavora nello scenario, dovresti sapere che c'è molto da fare anche nella stazione occupati dei criminali per la, con la postazione di imputazione raccogli i rapporti sui criminali dai civili e impara a conoscere i colleghi puoi anche usare la palestra al piano di sopra per tenerti in forma e esplorare il database per, con un computer per arricchire la conoscenza della mente criminale ok Per in realtà noi dovremmo interrogare un sospettato la qua ragazzi la nostra ma possiamo interrogarla? Mm, 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 mm. possiamo perquisire dei criminali quindi perquisisci il sospetto Anzi, ha la qui. Aspetta un secondo. Sì, sì, perquisiamola qui. Non so se è la stessa cosa, ragazzi. Però, onde evitare di sbagliare o perdere tempo. Vai. Questa si pentirà di, essere, eh, di aver fatto amicizia con te, caro. Perché, sì, obiettivamente, gra grazie alla presentazione garbata, hanno no, stabilito una certa relazione. Vai, che hai poco tempo. Quindi, vedi almeno di perquisirla. Dai, su Leo, prima di domani, Leo Leonardo? Ok, tre ore, ragazzi, per avere una cella, dai, su. Ora altre tre ore per arrivare fino lì. E altre cinque per rimetterla in cella. Bene, non lo so, ragazzi. Le cioè, alcune interazioni che sono lentissime. Ok, dai, perquisiscila, allora, vediamo cos'hai nelle tasche. Eh? Cosa ha nelle tasche? Ho visto che hai gettato via qualcosa. Oh mio dio, un coltello. Ma stiamo scherzando, è piuttosto in gamba. E eh, come no, Tomma, buonanotte. Piuttosto in gamba, questa va in giro con i coltelli che è qua? Comodai? Ma per favore, non è roba mia. Sì, certo, come no, esplora il database della polizia. Guarda, lasciala qua, perché tanto non è che può scappare. Discuti le teorie sul caso con i colleghi Ti prego Questa ragazza ha dei guanti C'è cioè un look praticamente uh, Terribile mm, Dire che è terribile ragazza E farle un complimento Allora in base a ciò che ti dico uh, Parliamo di ciò che ho scoperto eh, Lei senti non fare il pivello Perché mh, Anzi almeno sei un pivello Quindi rischi Di mandare a fuoco l'indagine Ma no ma figurati Sì vabbè se lo dici tu Prendi il verbale vai Prendi il verbale di polizia. Già il fatto che tu abbia lasciato libera una tizia divagare. Tesoro, se la sta squagliando. Ma no, ma che davvero, dai. Ma quale tecnico di laboratorio, ma per favore. Uh, rinchiudi in cella. Seleziona una cella. Una, una porta di una cella. Ok, va bene. Dovremmo rimetterla in cella, caro mio. Ma che ti libera? Ma no, ma se la sta proprio squagliando. Non possiamo rimetterla in cella, ragazzi. È terribile sta cosa, ma è vera? Ma guarda, prendi le impronte digitali, almeno un modo per intrattenerla, che ti devo dire? Cioè, per trattenerla qui, scusate. Io mi auguro, ragazzi, ci sarà il... nel prossimo turno di Leonardo. Perché la vedo veramente dura, sta, sta cosa qua. Eh. Questa se la stava svignando. Esci fuori, Leo. Almeno a dirle qualcosa del tipo dove pensi di andare, no? No, va bene, Leonardo ha deciso di Ah no, è lei che rientra, ci ha ripensato. Dove stavi andando, scusa? Eh, Prendevo un po' d'aria, certo, va bene. Leo, mi raccomando, credici eh, credici. Io ragazzi, guardate, non ho parole e direi che a questo punto con questo primo giorno, cioè, questo secondo giorno che è stato anche un po' disastroso sotto certi punti di vista, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio, meglio così, Leo, perché Insomma, oggi ti vedo un po' perso e distratto, ragazzi. Eh, sì, mm, pre le prendo le impronte digitali, va bene, come no. Se comunque vi è piaciuto scattare anche una foto segnaletica, così non se la svinia, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo, ragazzi, che. Sì, dissentivo più brillante è un nuovo titolo, come no? Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber, quindi andate, iscrivetevi, campanelline attive ragazzi, mi raccomando. Ora la domanda è, ma secondo voi questa tizia resterà in cella fino al prossimo turno di Leo? Perché a questo punto ragazzi, la prossima volta, tornerei con, mm, qui con Leo per uh, dedicarmi non solo al lavoro, ma anche un po' al suo rapporto con Cristina. Quindi direi sì. No, in via del tutto eccezionale tornerei da Leo e vediamo se riusciamo a quantomeno a interrogare un um, sospettato, vediamo un po'. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io comunque intanto ragazzi, vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi auguro un fantastico inizio settimana e vi rimando al prossimo sul Sol Sinners E non